Le 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura che sono state trovate negli scavi di San Casciano dei Bagni sono una scoperta di importanza internazionale e subito il paragone è stato con i bronzi di Riace. L'ANSA ha svelato cosa è emerso in questi giorni dallo scavo, con statue anche di oltre un metro rappresentanti divinità, matrone, fanciulli e imperatori, che sono rimaste sepolte per 2300 anni dal fango e dall'acqua caldissima delle vasche sacre, che hanno conservato in condizioni ottime questa scoperta che, stando all'archeologo Jacopo Tabolli, docente dell'Università per Stranieri di Siena, riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo. Oltre alle statue poi sono state riportate alla luce iscrizioni in etrusco e migliaia di monete, oltre ad una serie di altrettanto interessanti offerte vegetali. Lo spazio riportato alla luce era un tempio che fungeva anche da ospedale e spa, con le acque bollenti e curative, con piscine di varie misure in cui hanno trovato conforto prima gli Etruschi che lo fondarono e poi i Romani. Insomma, uno spazio di cura e di preghiera, come ha sintetizzato Jacopo Tabolli. Ma alcuni oggetti fanno pensare che il luogo fosse qualcosa di più di un complesso termale, ma che fosse anche un enorme ospedale tra scienza e divino.